25.000 spettatori, 14.000 abbonati, almeno un migliaio i tifosi calabresi. Decimo minuto, Daino per Remurgita, colpo di testa, ancora di testa Esposito, Bellucci sul filo del fuorigioco, Frezzolini è molto bravo ad alzare sulla traversa. Pochi secondi dopo il gol di Nielsen su influente, in influente deviazione, come vediamo al replay, di Afa, proprio sulla linea. 26esimo, Moscardi e a volo Riccio fa subito 1-1, gran bel gol, una rete che merita il replay. E non è finita, 27esimo, stavolta è Morrone, in corridoio, preciso per Tatti, diagonale e ancora taglia la tela, deve capitolare, 2-1. Altomare ci prova dalla distanza, ma è molto bravo il portiere dei calabresi, Di Sauro allontana. Esposito dal corner, Facci, ed è veramente eccezionale, tempestivo il portiere Frezzolini. Attenzione a questo fallo, lo commette Paris e viene buttato fuori al 35esimo, osservate. Bruttissima questa entrata su Murgita. Dunque Cosenza invece, con le immagini montate da Ugo Rosa, siamo alla ripresa. Colpo di testa di Paradiso, poi la conclusione dalla distanza di Altomare. Ancora un centro, un colpo di testa di Murgita, traversa, piena. Protesta l'attaccante. Turrini, Montalbano non commette fallo e difatti viene ammonito per simulazione Turrini. Vedete, Montalbano ha ritirato addirittura la gamba. Centro per Scarlato, c'è una deviazione stavolta nettissima di mano, Ulivieri dice c'è il rigore, la deviazione, viene buttato fuori dall'arbitro. Colpo di testa traversa di Bellucci, poi il colpo di testa di Scarlato, c'è ancora una mischia, va a terra un napoletano, protestano ancora gli azzurri. Rossitto per Paradiso ed è il gol proprio nel finale, ma è sul filo del fuorigioco, l'arbitro dice che è in posizione nettissima di offside. Le false partenze di Ulivieri, non poche nella sua carriera, non hanno mai danneggiato poi alla fine le sue squadre, le statistiche però non rassicurano certo i tifosi napoletani che sognavano, a parte che sognano un immediato ritorno alla Serie A, ma si aspettavano un debutto sicuramente diverso. Il Napoli è stato anche sfortunato, l'avete visto, ha colpito due legni, ma ha evidenziato problemi soprattutto in difesa, contro una squadra che gioca bene e replica con contropiede velocissimi. Sonsogni ha fatto un buon lavoro e mercoledì la Lazio aspetta il Cosenza. Linea Marcotti. Dopo una partenza balbettante, costata l'inattesa eliminazione dalla Coppa Italia ed il cocente debutto in campionato col Cosenza, il Napoli raccoglie i primi punti che dovranno consentire, almeno questa è la speranza che resiste all'ombra del Vesuvio, di riportare gli uomini di Ulivieri in Serie A. A pescare i partenopei hanno potuto sfruttare la scarsa vena dei padroni di casa, parsi ancora a corto di condizione. La tecnica, grazie soprattutto alle invenzioni di Shalimov, autentico direttore d'orchestra della formazione campana per gran parte dell'incontro, ha potuto così prendere facilmente il sopravvento. Ed un unico episodio è bastato per sancire la differenza tra due squadre, che si sono molto risparmiate indisponendo il pubblico a corso allo stadio con la speranza di assistere ad un incontro se non altro combattuto non solo a ridosso della linea mediana dove in pratica si sono annullate. Il test di Pescara dunque non serve a dire se il Napoli ha veramente imboccato la strada giusta. Il guizzo di Paradiso giunto al quarto d'ora della ripresa porta alla prima vittoria e tanto morale, ma null'altro visto l'avversario che ben poco ha fatto per creare problemi alla retroguardia napoletana. Bisognerà allora attendere almeno il prossimo impegno per poter dire qualcosa di più veritiero, mentre è già certo che questo Pescara difficilmente potrà arrivare lontano. E la classifica già piange, anche se in buona compagnia, in virtù dei risultati della seconda giornata, che non hanno lesinato nuove sorprese, come possiamo notare nel dettaglio. Movimento e possesso di palla non bastano al Napoli per averla meglio sulla regina. La manovra partenopea, imposata da Shalimov per Rossitto a centrocampo, si perde in attacco, dove Bellucci ed Esposito non riescono a saltare il proprio uomo. Il suo Scarlato, ancora una buona prova per lui, non basta alla formazione di Ulivieri per giungere dalle parti del portiere avversario Orlandoni. La regina, dal canto suo, fa poco movimento, pensando più a restare coperta in difesa che ad attaccare. Ciò nonostante, la prima palla gol capita proprio ai calabresi. Dopo due minuti, Lorenzini appoggia Bombardini, che calcia di poco al lato, poi il buio. Gli unici due interventi del portiere del Napoli nel primo tempo giungono dopo la mezz'ora.
Per il resto la scena è tutta del Napoli. Parte bene, imposta spesso sulla destra, ma in attacco manca ancora il miglior Bellucci. Personalmente devo migliorare ancora sul piano fisico, non sto al 100% della condizione, gli altri due miei compagni hanno lavorato tantissimo per me e per questo li ringrazio. Non siamo riusciti a far gol, se non su rigore. Al 40esimo Paradiso trova in area Bellucci, sponda per Scarlato, ma il pallone viene fermato col braccio da Ziliani. L'arbitro sputore concede il rigore, trasformato da Esposito, ed è 1-0. Nella ripresa, dopo soli 3 minuti, a beneficiare del penalty è la regina, Lorenzini atterrato da Daino, e lo stesso attaccante batte dagli 11 metri tagliata tela. Dopo l'1-1, la regina si chiude in difesa e il Napoli fallisce in attacco tutte le possibilità. Bravo Orlandoni a respingere nel finale la conclusione di Murgita. Finisce dunque in parità 1-1. Dopo la pubblicità ecco le immagini della gara. Il Napoli deve cercare di fare il risultato, Reggio Emilia, dopo il doppio passo falso casalingo, addirittura intero con Cosenza e mezzo con la Regina. Ma la Reggiana aveva vinto per ben 5-2 a Verona ed era squadra temibilissima. Il Napoli ovviamente nel primo tempo è stato un po' guardingo e ha dovuto subire il gioco degli uomini di Varrella. Comunque niente di straordinario fino a questo tiro che vede molto bravo Taglialatera su Guidoni. Vedete Guidoni che si gira molto bene, Guidoni il centravanti ex Avellino che ha fatto anche buone cose a Perugia, ma che ora la Reggio Emilia domenica scorsa ha fatto la tripletta nell'anticipo, anzi sabato a Verona, e che era molto temuto. Ma Taglialatera sta facendo un grosso inizio di campionato, è stato il migliore in campo a Pescara, oggi ancora è stato straordinario in alcune occasioni. Il Napoli prova a tirare in porta, ma vedete questo è l'unico tentativo, se vogliamo, del primo tempo di una certa consistenza, perché per il resto Murgita, Bellucci con reinquadrato ed Esposito molto non faranno vedere in questa prima frazione di gara. Addirittura Esposito dovrà subire un continuo assalto da parte del suo marcatore che lo vede in grande difficoltà. Questa è la palla che ha Esposito, vedete come la cicca malamente, invece di tirare in porta mette dentro quasi un tiro cross che coglie impreparati i compagni ovviamente. E Sullo molto bravo sulla sinistra, gran bella occasione in contropiede orchestrata da Sullo stesso che va al cross. Il pallone al centro è addirittura Altomare che devia all'indietro e Taglialatera è bravissimo a non farsi sorprendere. Ma vedete, avete visto come si è sviluppata bene l'azione della Reggiana, non è un contropiede direbbe Varrella, è una ripartenza, ma al di là dei giochi terminologici la Reggiana in questo caso ha avuto una bella occasione da gol. Ancora la Reggiana con Taglialatera che esce sicuro dalla propria porta per respingere di pugno e poi vediamo questo tiro molto forte di Sullo ancora, ma Taglialatera c'è sul palo e controlla la situazione. Primo tempo con la Reggiana sempre all'attacco, il Napoli prova solo sporadicamente ad azionare il contropiede, ma dopo il primo tempo i giudizi sono sempre quelli, il Napoli non ha gioco, non riesce a fare gioco. Guardate ancora un'occasione gol e sempre Taglialatera che risolve, quindi primo tempo è il portiere che tiene in piedi la baracca perché il Napoli praticamente dall'altra parte del campo non è esistito. Questo è l'altro attaccante della Reggiana che ha tolto il posto a Morello che è stato capace di fare una cosa però piuttosto bruttina, questo tiro sbilenco che è andato alto. Sto parlando di Cimarelli. Nel secondo tempo il Napoli cambia musica, qui vediamo un incidente a un giocatore della Reggiana, ma c'è ancora Murgita in campo, quindi stiamo ancora guardando le sostanze della prima sezione di gioco, ma di qui a poco passeremo al cambio di musica. Il cambio di musica, Nielsen ancora oggi tra i migliori, sarà quando Ulivieri si decide alle sostituzioni. Intanto Paradiso è in campo e Paradiso sarà determinante nelle ripartenze del Napoli, inizialmente messo a sinistra, poi spostato a destra con l'ingresso di Turrini. Eccolo lì Paradiso, guardate com'è mobile, com'è vispo, com'è detta l'azione compagni, è un giocatore diverso da Esposito, ha creato immediatamente movimento nell'attacco. È il momento decisivo, esce Murgita, entra appunto Turrini al 16esimo. Da questo momento in poi il Napoli è una squadra più viva. Il tentativo di punizione di Nielsen è rimpallato dalla barriera, ma Nielsen si sa una gran botta, ormai lo conoscono tutti, nel campionato di B e quindi le barriere vanno subito a franargli addosso. Il tentativo in contropiede della Reggiana, questo pallone scagliato alto ancora una volta dal solito Cimarelli, ma è fuori gioco. I reggiani hanno protestato moltissimo per questo fuori gioco, comunque la chiara occasione da gol si era poi offuscata con il tiro sbilenco di Cimarelli.
Napoli che però prende quota e pian piano prende totalmente il possesso del gioco e comincia a macinare, non dico grande calcio, però azioni su azioni, comincia a chiudere la Reggiana nella sua metà campo. La Reggiana si deve difendere da un Napoli che finalmente ha uomini che sulle fasce mettono in crisi gli avversari, cominciano a saltare gli uomini, non è che ci siano tante occasioni di gol, ma guardate qui Bellucci cosa riesce a fare, eccolo lì Bellucci, il tentativo centrale di tiro, il portiere blocca. Ancora il tentativo del Napoli che per vie centrali orchestra l'azione, Mora, molto bravo questo ragazzo, 19 anni, finalmente sulla sinistra uno che corre e che sa giocare a calcio, finalmente gli ectoplasmi sono stati messi in tribuna, insomma voglio dire, il Napoli ha bisogno di 11 calciatori veri e pian piano ci stiamo arrivando ad averli tutti in campo. Eccolo lì, il tiro di Mora, alto sulla traversa, il portiere Pantanelli, che tra l'altro è molto ambito dalla Salernitana, sarà colpevole grandemente di qui a un attimo. Ancora il Napoli che ci prova con i tiri da fuori, Bellucci suona la carica ai compagni, sente che si può vincere questa partita. Ovviamente in difesa il Napoli deve stare attento, perché, e Tagliatela lo dimostra con quanta attenzione giochi la sua partita, perché ovviamente la Reggiana gioca in casa e ha comunque dei buoni giocatori in attacco. Il Napoli ci prova, lancio per Bellucci, Bellucci fa una cosa straordinaria tra due uomini, guardate come sguscia via, tira secco, Pantanelli si impappina, Turrini è lì, ed è gol. E questo è il gol della vittoria del Napoli al 36esimo del secondo tempo. Nel finale Turrini esce addirittura dopo essere entrato come sostituto, ma è solo una sostituzione tattica, ben 5 minuti di recupero. Come avete visto, Paradiso a Bellucci, Bellucci slalom tra due uomini, ma dove? Proprio dove deve giocare, cioè al limite dell'area dove egli sa essere pericoloso. Pantanelli qui fa un errore clamoroso e il Napoli ne sa approfittare con l'esperienza di Turrini che è lì a un passo, il merito di esserci. Questa volta non ha sbagliato come a Pescara dove poi segnò Paradiso. Nel finale la Reggiana non si rende pressoché mai straordinariamente pericolosa, è chiaro che qualche tiro in porta lo fa, questo è Morello che ci prova. Anzi, questo è Marasco, l'ex del Savoia, Marasco che ci prova. Morello è entrato in campo al posto di Cimarelli, ma si è reso anche abbastanza pericoloso. Poi entra Panarelli al posto di Turrini, ma una costruzione per perdere tempo, perché stiamo parlando veramente del 48esimo secondo tempo, quando mancava ancora un minuto di recupero. L'arbitro, mi pare, Castellani di Venezia, si è ben comportato, si possa dire così. Insomma, il Napoli, con Tagliatela che vola perfino per evitare i calci d'angolo, tanto che in forma, ha meritato nel secondo tempo la vittoria. Ancora una volta il pubblico del San Paolo è rimasto con l'amaro in bocca. Nemmeno contro l'Atalanta il Napoli è infatti riuscito a sfatare il tabù casalingo, complice il terreno pesante ma anche una carenza di idee che partono paesi si portano dietro dal giorno del raduno. E così, senza fatica, gli orobici sono riusciti a contenere lo sfogo iniziale degli uomini di Ulivieri, rischiando solo sporadicamente che il pallone potesse insaccarsi alle spalle di Fontana. Agendo di rimessa, l'Atalanta dell'ex Mutti ha anche avuto il modo di rendere pan per focaccia, meritando alla fine il punto cercato alla vigilia. Sullo 0-0 solo il neo di un rigore reclamato per una trattenuta su Bellucci, che ha scatenato la reazione di Ulivieri, poi espulso per la seconda volta in questo avvio di stagione. Questione di carattere, forse quello che manca alla squadra per risultare l'ammazza campionato pronosticato in estate. In generale lo spettacolo è mancato in questa quinta giornata un po' ovunque, come stanno a dimostrare le sole 9 reti realizzate con ben 5-0-0. I risultati odierni vedono Chievo-Verona-Brescia 0-2, Cosenza-Fidelisandria 2-0, Cremonese-Verona 0-0, Lecce-Torino 1-1, Lucchese-Cesena 0-0, Monza-Treviso 0-0, Pescara-Reggiana 1-0, Ravenna-Regina 1-1, Ternana-Genova 0-0 e appunto Napoli-Atalanta 0-0. Risultati che modificano la classifica, che ora vede una coppia in vetta col Treviso raggiunto dal Brescia. Cosenza e Ravenna seguono a 10. E precedono il Pescara che, allontanato Giorgini, conquista la terza vittoria consecutiva, 9 punti degli abruzzesi ora. A quota 8, 4 squadre, Napoli, Cremonese, Lecce e Verona. Torino ed Atalanta sono a 7, seguito a ruota da Regina, Ternana e Monza. La Reggiana è solo a quota 5, il Genoa con Cagni all'esordio conquista un punto e si porta a 4. La Lucchese affianca il Chievo a 3, lasciando l'Andria penultima con 2. Chiude sempre il Cesena, che però muove il primo passo, abbandonando quota 0.